Carissimo pubblico, bentornati. Allacciate le cinture che oggi si parte in maniera molto soft, ve lo dico subito, titolo di stati americani, ma poi mano a mano sale sempre di più il livello del rischio e del rendimento. Vediamo questa novità con queste obbligazioni veramente molto redditizie, però stiamo andando veramente in un terreno inesplorato neanche per chi ha 20 anni di mercati come me e tantissimi anni che ho cominciato, ho fatto soltanto obbligazioni. Ne parleremo piano piano. Come sempre, tutti i contenuti di questo canale non sono dei consigli finanziari e non dovete basare nessuna decisione dei vostri investimenti guardando questo video. Nel video di oggi partiamo con due titoli di Stato americano, uno a scadenza molto breve, in pochi mesi c'è la possibilità di guadagnare un 2,31% lordo, più o meno ai prezzi di oggi. Sto registrando questo video che è mercoledì, poi c'è Halloween, credo domani che è giovedì. Poi presto, tra meno di una settimana, finalmente avremo il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, l'elezione più importante per chi investe nei mercati finanziari. Guardate, che cosa sta succedendo negli ultimi giorni? Avevo già pubblicato l'ultimo video, non ne avevo parlato. Lunedì probabilmente porterò nuovi certificati, quindi ricordatevi, lunedì, in tarda mattinata, a metà giornata, uscirà un nuovo video, come sempre, due volte a settimana, a mercati aperti. Sto cercando di pubblicarli, anche per massima trasparenza, per darvi il tempo di intervenire se qualcuno gli piace qualche prodotto di cui parlo, che vi ricordo sempre, non sono mai dei consigli finanziari. Dunque, con le obbligazioni americane la ricerca è stata non facilissima, insomma, ce ne sono tantissime perché l'America ha tanto pubblico. Cosa stanno facendo? Cosa sta succedendo negli ultimi giorni? Stanno usando quello che hanno fatto una volta anche con Berlusconi, un po' il debito pubblico, i canali di finanza americani che magari spingono più da una parte. Poi magari anche quelli neutrali che non gliene importa di chi vince, basta che si guadagna. Però, sai, per accalappiare like o per proporre la stessa informazione che offre la concorrenza, si sta facendo un po' la gara a chi. Ma se Trump vincerà le elezioni, salirà il rendimento dei T-bond, invece con Kamala Harris scenderà. L'ho sentito più volte in lingua inglese e letto, ovviamente, no? Sapete che seguo molto i canali americani che stanno all'avanguardia anche nel fixed income, no? Che loro, avendo meno welfare di noi, anche se sì, hanno stipendi molto più alti, tendono a molti di loro a farsi la pensione da soli, no? Hanno degli portafogli più speculativi dei nostri, no? Comunque, c'è una scadenza di febbraio 2025 molto a breve, che ha già pagato la penultima cedola, manca soltanto l'ultima. Scadenza 28 febbraio 2025, 2,31 di cedola e sta proprio a 100. 99,98 ha chiuso martedì, mercoledì. Adesso vediamo, non so domani a quanto starà. Auguro che forse questa pressione aumenterà. Qualcuno di voi che gli può interessare fare questo 2,31% in dollari, oggi tutte le obbligazioni sono in dollari, prendersi l'ultima cedola, spiccetti se si riesce a prendere sotto la pari di rimborso, quindi non c'è da stare molto a guardare su quanto sarà l'aumento del valore, perché praticamente c'è tanto prenderla a questo 100, perché si sono un po' è sceso, è aumentato il rendimento, è sceso il valore delle obbligazioni americane. Per chi ha più pazienza, fa il cassettista, uno stile di investimento molto più diffuso in chi segue questo canale, ci sono delle obbligazioni. Allora, la verità, ci sono delle obbligazioni degli Stati Uniti d'America anche al 6 al 5% più lunghe. Sono andato a vederle un po' tutti i prezzi, hanno prezzi sopra 100. Diciamo che sono andato a pescare, a scegliere, poi magari se ne trovate altre, mettetemeli sotto il video, ne parliamo. Sono andato a scegliere 2040, un 16 anni, che sta poco sotto i 100 anche lui. Paga cedole semestrali del 2,18% lordo, ovviamente tassato sempre 12,5 come quella precedente. Sì, taglio 1000, perché allora diciamo che quelle in dollari anche variano, con tutte le obbligazioni in dollari bisogna stare molto attenti, cioè tagli 2000, tagli 10.000, tagli troppo grandi. Paga sia a maggio che a novembre, quindi è un mese che per chi ha tanti azioni italiane che si incassa bene a maggio e anche a novembre. Qui oggi mi sono
siccome con le obbligazioni non sono tantissime le occasioni, ad esempio abbiamo visto le Intesa San Paolo pagano gennaio-aprile quelle trimestrali, no? Step down. Questa è anche una diversificazione per chi magari vuole un flusso di cassa in altri mesi e sfruttare questa debolezza di breve di Trump. Però ecco, signori, sì, la cedola è alta, però su queste scadenze, già qui siamo 16 anni, no, non si recupera come se fosse una scadenza 5-6 anni, ecco, una 2030 sotto la pari. Più si avvicina alla scadenza, più può crescere il valore se sta sotto la pari, oltre perché magari paga anche una bella cedola di oltre il 4% come questo qua. Presa 98-99, vi dico anche, vi ricordo, poi ve lo ricorderò anche nella seconda parte di questo video, che ci sono comunque le Messico e le Polonia più lunghe, 34-54, le Polonia e le Messico uguale, che sono dei paesi comunque altre, non importanti come gli Stati Uniti d'America, ma comunque molto importanti, con un PIL in crescita, con un bilancio non disastrato come altre obbligazioni che rendono tanto, che pagano bene, e per chi ha pazienza incassa i soldi e può anche con molta pazienza speculare anche sul rialzo del prezzo e stanno sotto la pari. Quindi per un'operazione di lungo lungo c'è questa alternativa, oltre a questo bond che vi ho detto, che tuttavia magari si sta un po' tirando la giacca a questa obbligazione per via delle elezioni americane, quindi è un'idea di breve, medio, lungo periodo, insomma. Passiamo a un titolo corporate, ossia di un'azienda, una capitalizzazione enorme, famosissima Boeing, 111 billions, che non se la sta passando bene da dopo il Covid in poi, sta facendo molta fatica a rimettersi a posto. C'è da dire che sta anche entrando un po' negli ETF legati alla guerra. Io mi ricordo che Boeing era anni fa, 5-6 anni fa, era uno di quei titoli che li compravi e crescevano solo, una sorta di Magnifiche 7, era qualcosa di impressionante. E c'è invece chi ci ha lasciato le penne, perché poi in un anno ha perso il 55, scusate, il 14,5%, in 5 anni il 55%, io me la ricordo a più di 400 dollari, ma non chissà quanto, nel 2018 già facevo mercato a livello di ETF, di azioni, non l'ho mai avuta. Però c'è un'obbligazione, taglio 2000, e ha un discreto spread denaro lettera, nonostante adesso siamo in una situazione di mercati, sì, sotto elezioni, ma non super negativa, quindi c'è poca volatilità, il VIX non è alto, e 96,98, quindi per prenderla va messa a 98. Paga un bel 2,93% lordo, questa è tassata 26%, semestrale a febbraio e ad agosto. È un rating BBB meno, è un titolo azionario che gode di un ottimo occhio di riguardo da parte della politica americana. Ho notato, ma l'ho anche pubblicato sul canale YouTube, sulla community di eToro, su quella di Facebook, che le compagnie aeree hanno sostenuto molto economicamente Trump. Adesso non ho capito bene il dettaglio, sicuramente è una questione di soldi. Hanno finanziato non solo lei, la Southwest, è un titolo che praticamente una volta era un duopolio, Boeing e Airbus. Adesso stanno facendo dei Boeing cinesi anche, che sono quasi la copia dei Boeing originali, e li stanno facendo comprare dalle compagnie asiatiche. Ve lo dico io, da persona che studia il costo della vita, che viaggia e sto per partire a fine mese per un altro paese in Asia centrale, quindi da appassionato vi dico che adesso ci sta anche, non è più un duopolio, c'è un terzo competitor, soprattutto grazie all'idea che hanno avuto il fronte occidentale di deglobalizzare, di spaccare in due il mondo, in due o più fronti il mondo, ed eccolo qua. È un'azienda molto indebitata, infatti ce ne sono altre di obbligazioni della Boeing. Vabbè. 5,875 lordo annuo preso sotto la pari, insomma, va valutato, insomma. Passiamo alla Romania, alla Romania ve l'ho portata in euro, perché poi tanto poi ci sarà, vi dà l'antipasto sul piatto forte della giornata, che diciamo sarà un'obbligazione che prima non si poteva negoziare dalla banca italiana, invece ho fatto la prova, mi è venuto un colpo, ed è negoziabile. La Romania ve l'ho portata in euro perché in dollari, se dovete cercate un titolo di Stato che non è magari il nostro BTP, non è il T-bond americano, lo volete più speculativo, vi ricordo che guardate, meglio di Messico e Polonia, io le ho tutte e due, non c'è secondo il mio modesto parere a livello di rischio rendimento, insomma, Messico e Polonia, una è rating A, l'altra
tripla B, ma comunque sono quando i paesi sono così importanti. Magari la Polonia non è importante, per carità, mi segue qualcuno che è coniugato con una polacca o altro, insomma, però il Messico ha veramente un G20, ha tutte le caratteristiche per non avere problemi, per non andare a fare default. Comunque vi ho portato una Romagna, una nuova emissione, diciamo settembre 2024. Me l'avevano segnalata, ma io sapevo dell'esistenza, però non avevo detto ormai euro. Invece sta sotto la pari ancora. Ci sono anche le Romagne in dollari, oltre il 6, stanno pure a 95, una cosa del genere. Però queste qua, diciamo, sono in euro. Un taglio 1000, ovviamente. Vedete l'ISIN. Sì, diciamo ecco, quello che voglio dirvi, è una scadenza del 44, quindi è un ventennale, quello che voglio dirvi è ecco, che le Romagna, sì, ha meno debito, ci sono i pro e i contro, non vi aspettate che è una sorta di guadagno così facile, così scontato, io ce le ho, però ho messo in preventivo una possibile, diciamo, la devo mettere quando ci investo dei soldi, perché poi con le obbligazioni è difficile lavorare con size troppo piccole, no? Ci sono le commissioni, il guadagno è minore rispetto all'azionario, ai certificati, a certi ETF che compriamo noi, quindi va aumentata anche un po' la size per mantenere quel flusso di cassa. La Romania non ha un'importanza sistemica. La Romania non ha quella mole di abitanti che ha un paese ecco, come il Messico, come il prossimo di cui parleremo, come gli Stati Uniti d'America, che gli metti una tassa sulle bollette, che gli aumenti di pochi centesimi, gli equipari il prezzo del diesel a quello del benzina, ed eccolo là che hai, bam, hai coperto milioni di euro di una manovra. La Romania sì, ha i suoi pro e contro, pure secondo me non andrà, farà default, non verrà ristrutturato il debito, però ragazzi andiamoci piano. E comunque è una carta più da giocarsi per gli euro che per i dollari, casomai dopo vi posto proprio la foto anche delle obbligazioni in dollari anche in Romania per rimanere diciamo in tema obbligazioni in dollari, ma comunque vi ho già detto, la mia scelta ricade più su Polonia e Messico, insomma. Poi uno quanto ci vorrà mettere in obbligazioni in dollari? Deve, se ha un grosso patrimonio, insomma, sì, può farlo, però ci sono anche quelli. Passiamo all'Egitto. Esattamente, le obbligazioni dei faraoni, l'obbligazione del faraone l'ho chiamata. Scadenza 2048, taglio 1, un dollaro. Infatti, mi ha invogliato pure a me. Dico uno, ma quanto ci mette? Ma l'Egitto, l'Egitto. 107 milioni di abitanti, sapevo che erano 100 milioni o giù di lì, 106, un PIL che cresce, una situazione economica disastrosa dei conti, un bilancio dello Stato che sono andato a vedere, insomma quello che c'è scritto su Bloomberg, basta fare ricerche in lingua inglese, Egitto, default risk, e esce insomma qualcosa di poco simpatico. Pare che il secondo paese a rischio default, vabbè che è quello che poi scrivono queste agenzie di stampa, non può mai rispecchiare la verità, no, signori, perché c'è molta manipolazione mediatica. Adesso non voglio far polemica. Siamo in un mondo, poi tra l'altro, ecco, non prendetela come un dialogo, un monologo di un complottista, dove ultimamente, prima della guerra tra Russia e Ucraina, non stavano neanche più fallendo gli stati. Perché la Cina cosa faceva? Se li andava a comprare, di fatto. Avete sentito parlare pure che alla Cina non era ben visto Milei, che invece è filo americano. Quindi diciamo adesso è tornato un po' indietro, però stava intervenendo anche sull'Argentina e stava installando molte delle infrastrutture sull'energia solare, che la Cina è avanzatissima in questo, anche più dell'America, sta sfruttando tantissimo l'energia solare. Chiedete, non so se tutti lo sapete, la verità lo racconto, lo dissi anche quando feci un video sul costo della vita sul Kenya. Che la Cina si è impossessata, ha salvato più volte il Kenya, in cambio ci sono i pescherecci cinesi al largo delle coste degnote che si stanno prendendo il pesce, oltre ha costruito tantissime infrastrutture, facendo lavorare lavoratori africani. La Cina è in mano tantissimo debito dal Laos, che anche lì è intervenuta perché era in primo momento del dopoguerra si era molto legato al Giappone, che si contrappone alla Cina. Invece poi è intervenuta la Cina, si è comprata il debito,
Io adesso non voglio discutere, tant'è che non ho problemi ad ammettere le cose, che ci sono anche delle situazioni grigie sulla mafia cinese in giro per il mondo e tutto il resto. Però diciamo che per chi investiva in borsa, in obbligazioni, per poi prendere le cedole alte in rimborso, la Cina stava tutt'altro che creando problemi, anzi stava creando opportunità. Veniamo a questa obbligazione dell'Egitto, 7,9% che sta a 77 addirittura prezzo lettera. È un rating di meno, queste sono le agenzie che gli danno un rating di meno. Il taglio è di un solo dollaro, quindi un pezzo. Se vi volete comprare il debito egiziano, bastano pure 77 centesimi di dollaro, qualcosa come 65 centesimi. Tant'è che ho fatto pure un po' le prove con Fineco. Ho provato a mettere un ordine a 50, cioè, insomma, 20% più basso per vedere se mi si infilava. Poi dice c'è una cosa speculativa che viene bloccata in automatico. È equiparato ad un'operazione sui derivati. Insomma, è intervenuto il blocco. Speriamo, meno male che non è successo niente sul conto. Comunque, sto scherzando. Chi la vuole prendere va lì col pezzo lettera. Questa è un'operazione più da cassetto. Mi ha stupito che anche ci sono anche volume, insomma, c'erano 200.000 pezzi, non erano pochi. Non se ne è parlato in lingua italiana, è la prima volta che se ne parla, quindi chi compra questa obbligazione? Io non so se mi adesso forse ne comprerò anch'io, ma vediamo, perché ecco, è una cosa, un modo che quando non ci sono opportunità sui mercati, chi ha già dei dollari si compra un po' di debito e aumenta ogni 6 mesi il suo cash flow. Non so se magari il faraone mi manderà qualche souvenir, adesso non lo so, al posto dei dollari sul conto corrente. Io questo sono più curioso anch'io di sperimentare veramente cosa succede mettendoci poco poco. E comunque le cedole trimestrali, a parte gli scherzi, sono del 3,95% e paga a febbraio e ad agosto. Il debito è del 90% del PIL, un po' meno che da noi, ma qui ragazzi, ma se ne era già parlato anche del default come si chiama, dell'Egitto. Io qua non lo so, ragazzi, qua è molto soggettiva la situazione, perché di fatto ha fatto anche default l'Ucraina, però poi non lo farà mai, perché bisogna salvarla, ricostruirla, è diventata buona, brava, bella e occidentale. Bisogna trovare il modo di, adesso non so, di dichiararsi vincitori cedendo dei territori, riconoscendo la Crimea, non so in che modo, lo sanno loro, se lo inventeranno con la solita giostra di parole, e dopodiché, insomma, è un paese, diventerà magari anche un paese alla Romania, che magari rende, poi vedremo, insomma, quando avremo l'opportunità ce la studieremo. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Io sono partito, ovviamente è un video per tutti i gusti, da un rischio molto basso ad uno alto, molto alto. Cosa ne pensate? Un like, domande per favore sotto il video YouTube. Alla prossima, mi fa sempre piacere se vi iscrivete al canale. Ciao ragazzi!